ben vedere, la carriera artistica e la parabola esistenziale di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, si racchiude in un periodo brevissimo. Se pensiamo che la sua attività pubblica è caratterizzata da una presenza che supera di poco i 10 anni, se pensiamo al numero di opere non solo conosciute ma anche documentate dalle fonti, che sono molto poche rispetto a quello che è il corpus normale di un artista che ha uno sviluppo, potremmo dire, naturale della sua attività, un'attività quindi che va dalla tarda adolescenza, quindi dalla prima maturità, fino alla vecchiaia. Immaginiamo artisti longevi come ad esempio Tiziano, quindi anche Michelangelo, un corpus di opere notevole. Ecco, ci troviamo invece nell'opera di Caravaggio davanti a una quantità abbastanza esigua di opere e anche ci troviamo davanti a una quantità di dipinti che sono per lo più di carattere sacro. È già questo un primo paradosso, il fatto che la leggenda nera su questo artista, che lo vede impegnato fondamentalmente fin dagli anni della giovinezza in beghe, in schermaglie, in duelli, con questa leggenda nera che lo ha accompagnato negli anni della sua vita, gli anni appena successivi alla sua morte, ma anche oggi in qualche modo pesa molto sulla sua figura. Ecco, accanto o in contraltare a questa immagine dell'artista furibondo, possiamo dire così, abbiamo un pittore che fondamentalmente, tranne per pochissimi casi, dalla maturità, ovvero da quando inizia la sua carriera pubblica, è un artista che fondamentalmente si dedica alle opere di genere sacro e quindi di tematica sacra. Ecco, si potrebbe subito obiettare che poteva dipendere dai committenti, però subito guardando il suo catalogo ci si rende conto che Caravaggio, anche quando non dipinge per committenti, direttamente per committenti, preferisce comunque la realizzazione di opere di carattere sacro. Lo vedremo, ad esempio, quando fuggito dopo il famoso omicidio di Ranuccio Tomassoni, ecco che ritirato nei feudi Colonna, dipinge per l'appunto due dipinti sacri. È un paradosso che credo oggi noi difficilmente riusciamo a sciogliere, riusciamo a comprendere, anche perché, ripeto, noi abbiamo caricato, anche noi contemporanei abbiamo caricato l'immagine, la figura di Caravaggio di una quantità di attese, di aspettative, potremmo dire così, ma anche di preconcetti nei confronti di questo personaggio, di questo artista, che difficilmente ce lo restituiscono così come doveva essere, anche se, altro paradosso, delle opere di Caravaggio abbiamo poca materia, della sua vita abbiamo pochi anni, eppure, in questi pochi anni Caravaggio è riuscito ad essere, in qualche modo, un personaggio che, ha lasciato il segno, in negativo probabilmente, perché dei documenti che ci sono rimasti diversi riguardano proprio queste beghe, questi duelli, questi momenti nei quali ha a che fare con la giustizia e quindi processi, condanne. Doveva essere comunque una persona estremamente focosa, un uomo che non aveva non metteva molto a prendere la spada e ad andare contro il suo nemico, però è anche questo da contestualizzare. Noi abbiamo spessissimo un'idea degli artisti dei secoli passati molto idealizzata. Al contrario, gli artisti erano da un lato considerati degli ottimi artigiani e dall'altro però non erano considerati delle persone
per le quali era riconosciuta e apprezzata particolarmente la virtù, quanto piuttosto erano apprezzati i servigi, cioè erano dei grandi artigiani che dovevano in qualche modo riuscire a soddisfare la committenza. Questo chiaramente poi viene riempito, anche il contesto della vita degli artisti viene spesso riempita o condita dai biografi con aneddoti, ma anche con letture che sono servite talvolta a rendere santo un artista, a pensare al modo con il quale è stato santificato, tra virgolette, Raffaello, l'artista della Grazia, e quindi in qualche modo l'artista quasi non toccato dal peccato, invece poi quello che si viene a conoscere della sua vita è qualcosa che non è proprio così da santo. Dall'altro lato vediamo Michelangelo che invece vive una profondissima tensione interiore, però quelli sono gli anni proprio della riforma della Chiesa, quindi anni anche molto complessi da un punto di vista della presa di posizione. Qui ci troviamo invece in quel momento di cui si è anche parlato nelle lezioni precedenti, ci si trova davanti a un momento nel quale sia uno snodo verso quello che è il modo nuovo di intendersi della Chiesa, quindi anche delle committenze ecclesiastiche. E penso che abbia pesato sulla figura di Caravaggio e sulla lettura che ne venne fatta anche dai suoi contemporanei, un tipo di immagine di artista che si doveva imporre proprio con la Controriforma, cioè quella dell'artista al servizio di. Questa controriforma che ha bisogno degli artisti è una controriforma che allo stesso tempo ha bisogno che questi artisti non solo facciano delle opere facilmente leggibili, opere che hanno una capacità di parlare molto chiara, molto precisa, ma in qualche modo viene richiesto agli artisti che il loro modo di vivere non sia in contrasto con quello che dipingono. Non sia quindi totalmente contrario a quelle immagini, a quelle storie che vengono dipingendo. Questo facendo lo sconto al fatto che comunque gli artisti erano personaggi sempre abbastanza focosi. Ci sono diversi aneddoti, non solo su Caravaggio, ma anche su altri artisti che hanno preso la spada e hanno talvolta ucciso, talvolta ferito e cose del genere. Però fondamentalmente l'idea che passa e che cerca di passare proprio in questi anni, anche attraverso i biografi, è quella dell'artista che in qualche modo incarna, oltre che con la sua arte, anche con la sua vita, un certo tipo di stile. Basterebbe pensare anche a un artista quasi contemporaneo di Caravaggio come Guido Reni. Anche per Guido Reni, nonostante soprattutto sul finire della vita abbia avuto lui stesso dei problemi, però Guido Reni viene passato anche lui come un pittore della grazia, quindi un pittore che in qualche modo doveva essere un pittore devoto. Ecco, penso che nella scelta di pesare molto su quelli che sono i lati oscuri della vita di Caravaggio abbia pesato molto anche il fatto di trovarsi davanti a un artista del tutto irregolare, non irregolare soltanto per quanto riguardava la scelta della sua pittura, ma anche per un modo attraverso il quale Caravaggio ha espresso proprio il suo carattere, la violenza quasi del suo carattere, al punto che anche per i contemporanei il suo vivere e il suo lavorare non erano in qualche modo scindibili. Dobbiamo anche dire che i biografi di Caravaggio, soprattutto quelli che lavorano in presa diretta, sono biografi che non hanno una visione lucidissima della personalità di Caravaggio. Uno, il Mancini, che era un medico, che poi diventa anche l'archiatra del Papa. Mancini raccoglie delle informazioni, raccoglie notizie, quindi Mancini è utile per avere alcune notizie, alcune informazioni riguardo alla vita di Caravaggio,
ma che non sono collegabili a un progetto, cioè un progetto su chi era Caravaggio. Diverso invece è Baglione, che diventa uno dei biografi di Caravaggio, però attenzione, Baglione era prima di tutto pittore, anche lui pittore della Controriforma, ma che ebbe con Caravaggio notevoli problemi, soprattutto a motivo di giudizi molto forti che Caravaggio diede su una risurrezione di Baglione, che portò veramente addirittura a un processo nel quale Caravaggio venne giudicato proprio perché il suo giudizio sull'opera di Baglione era stato ritenuto lesivo dell'onorabilità di questo artista. Quindi c'è da capire anche e da leggere quello che scrive Baglione all'interno di un'animosità che c'era tra i due artisti, che a tutti gli effetti può indicare, orientare un tipo di lettura anche del personaggio. Un esempio per tutti: nel corso degli ultimi decenni, soprattutto negli ultimi 2 decenni, si sono sfatate moltissimo le leggende che sono state portate avanti proprio sulla base dello scritto di Baglione riguardo ai rifiuti delle opere di Caravaggio. Baglione, in qualche modo, proprio perché voleva contrastare l'idea di pittura di Caravaggio, ma anche contrastare la figura di Caravaggio, insinua sempre l'idea che sì, Caravaggio era artista ricercato a Roma nel primo quinquennio del Seicento, ma allo stesso tempo era un artista così irregolare, così al di fuori degli schemi. Così differente anche per proposta artistica, che le sue opere venivano spesso rifiutate. Così parla, ad esempio, della prima versione del San Matteo e l'Angelo per la Cappella Contarelli, oppure della prima versione delle opere della Cappella Cerasi, e così poi anche del rifiuto delle altre opere. E pone molto l'attenzione sul fatto del rifiuto. Questo modo di giudicare l'immagine di Caravaggio era chiaramente inficiata dalla biografia di Baglione, ovvero quindi dal fatto che con Baglione Caravaggio avesse avuto più che una ruggine. E perciò anche il fatto che Baglione lo vedesse come un artista che non rientrava in quel modo di intendere sia gli artisti che l'arte, così come ho detto un attimo fa. Ci troviamo quindi davanti a un'immagine di Caravaggio che fin dai primi tempi, e poi viene anche sancita da quello che è il biografo, possiamo dire, che lo fa rientrare all'interno di quel flusso di biografie che è Giovanni Pietro Bellori, il quale inserisce anche Caravaggio tra gli artisti che appartengono alla sua lunga discettazione sull'arte dei suoi contemporanei, però anche Bellori, fondamentalmente, pur ritenendo importante Caravaggio e dando a Caravaggio una grande importanza dal punto di vista della ricerca sul reale, sul vero, dall'altro lato, però, chiaramente Bellori è orientato verso quell'idea del bello, che è l'idea nella quale la natura e la classicità vengono talmente a sposarsi da riuscire a formare un'idea di bellezza che va al di sopra di quella semplicemente naturale, nella quale chiaramente Caravaggio rientrava, ma solo in una parte. Quindi Bellori legge Caravaggio, apprezza Caravaggio, ma allo stesso tempo gli preferisce, chiaramente Guido Reni gli preferisce quegli artisti che sono generalmente più orientati verso quel modo di intendere l'arte, che è quello del vedere la natura attraverso gli occhi dei classici, attraverso gli occhi, cioè della purificazione, del fatto naturale, attraverso quelli che erano gli stilemi ormai che si erano sedimentati a partire da Raffaello in poi. Abbiamo perciò un'immagine di Caravaggio che fin dall'origine è molto falsata, falsata proprio perché, seppur non direttamente, riguardo alla pittura di Caravaggio, il fatto di puntare molto, ripeto, soprattutto da parte di Baglione,
su quelli che sono gli elementi critici della vita di Caravaggio, faceva in maniera che questo artista venisse considerato in qualche modo un irregolare. Irregolare lo era certamente, ma allo stesso tempo è uno di quegli artisti che sono e rimangono imprescindibili nella storia dell'arte. Tanto a dire che, come ho detto all'inizio, l'arte di Caravaggio si sviluppa nel giro breve di un decennio. È un'arte che si ferma a pochi esemplari rispetto a quelli che potrebbero essere gli esemplari di pittura e di arte messi insieme da un artista normalmente nella sua vita, anche per motivi anagrafici chiaramente, però quello che Caravaggio fa diventa imprescindibile, dà origine a un movimento molto ampio che caratterizza tutta l'Europa e che passa sotto il nome per l'appunto di caravaggismo, cioè un'arte, una pittura che si sviluppa soprattutto a stretto contatto tra l'espressione del dato reale e l'espressione tipica, potremmo dire, di Caravaggio, dell'uso della luce. Ecco, sono questi due elementi che in qualche modo affascinano e riescono a creare un movimento alternativo a quella che è la pittura e l'arte che si sviluppa proprio nel Seicento, nel Barocco. E quindi l'opera di Caravaggio, sebbene ridotta nello spazio, nel tempo e nella produzione, è qualcosa che diventa punto esplosivo per tutti quelli che lo incontrano. Basti dire che il suo trasferimento nell'ultimo quinquennio della vita a Napoli, in Sicilia e a Malta dà origine, dà vita proprio a un vero e proprio cambiamento in questi luoghi del modo di concepire la pittura e dà origine a Napoli, ad esempio, con Ribera, dà origine a quello che è il grande movimento di questo realismo quasi spietato, di questo realismo che conquista la penisola ma anche l'Europa. E poi le amicizie di Caravaggio ancora nel periodo romano con tutti gli altri giovani irregolari con i quali entra in contatto dà origine invece al rapporto con il nord Europa. Quindi è straordinario il fatto che un artista che ha vissuto così poco e ha prodotto in maniera così limitata sia diventato in qualche modo l'innesco per un movimento così, così ampio, un movimento così straordinariamente largo come quello del caravaggismo, che ha caratterizzato proprio un filone dell'arte e della pittura occidentale, europea, che giunge poi fino a noi e che diventa fortemente caratterizzato proprio nello studio, nella ricerca, nella curiosità che viene fuori nel Novecento e che dà origine a quello che è un vero rinascimento negli studi su Caravaggio, che è capitanato da Roberto Longhi. Roberto Longhi riscopre Caravaggio, ma lo riscopre nel senso che comincia a dare a Caravaggio quel plafond, quell'entroterra che fino a quel momento non era stato riconosciuto, non era stato messo in chiaro dagli altri studiosi, ma soprattutto con Longhi si dà il via a una serie di studi e di approfondimenti che cercano di portare a conoscenza il più possibile quello che riguarda la figura e la vita e l'opera di Caravaggio. Questo però non significa che fino a quel momento Caravaggio fosse uno sconosciuto. Ecco, è un grosso errore pensare che al tempo di Longhi Caravaggio fosse uno sconosciuto. Al contrario, Caravaggio continuava ad essere un artista, seppure nei tratti molto così quasi mitico, perso in mezzo a questa leggenda nera del suo modo di essere così violento, questa morte così particolare, quasi romanzesca, sulle rive del mare,
mentre viene colpito da un colpo di sole a Porto Ercole. Cioè, il Caravaggio così umbratile, mitico, e soprattutto il Caravaggio così importante per un tipo di pittura non è mai morto nella memoria collettiva degli amanti d'arte. Possiamo dire che da Longhi in poi noi abbiamo invece una presa di coscienza, una presa in carico di un Caravaggio differente, un Caravaggio che si cerca di conoscere da un punto di vista più filologico. Ma questo tipo di ricerca si scontra fondamentalmente con quello che invece continua ad essere, anche ai giorni nostri, il mito di Caravaggio, ma un mito di Caravaggio inteso come il mito di un uomo del quale noi purtroppo non riusciamo a delimitare i confini e non riusciamo nemmeno a delimitare cosa sia verità e cosa sia leggenda.